Battezzata con la lettera I, la nuova palazzina inaugurata nella giornata di ieri dai vertici di Marche Nord all'interno dell'ospedale San Salvatore di Pesaro. 5 milioni di euro, di cui 420 mila di budget interno all'azienda, l'investimento complessivo per la struttura di 4 piani per una superficie di oltre 3.800 metri quadri, adiacente al padiglione che ospita neurologia e medicina trasfusionale. Le attività raccolte nel nuovo padiglione comprendono, oltre a nuovi arredi che rendono accoglienti gli spazi comuni, i singoli ambulatori. L'attività del poliambulatorio è organizzata anche grazie ad un moderno sistema di elimina code per la gestione delle attese. Poche e semplici mosse che consentono ai pazienti l'accettazione al servizio, la visualizzazione delle chiamate e l'accesso all'ambulatorio di riferimento. D'altra parte, grazie al nuovo sistema, gli operatori gestiscono in tempo reale le attese e monitorano gli accessi dei pazienti. Dopo avvii e ripartenze del cantiere che hanno dilatato i tempi della consegna, ieri l'inaugurazione alla presenza dei vertici locali e regionali della sanità. Palazzina praticamente di 4 piani, piano interrato per cucina e logistica magazzini, primo piano diagnostica di laboratorio complesso e ambulatori, piano terra e ambulatori di diagnostica complessa, primo piano tutta la parte ambulatoriale con tutte le specialistiche e praticamente il secondo piano che è costituito da l'anatomia patologica, dove il servizio si sposterà da una palazzina fatiscente in questa nuova struttura. Proprio in tema di investimenti, la Regione Marche l'altro ieri con una variazione di bilancio ha approvato una manovra di 202 milioni di euro di risorse per il sistema sanitario regionale, frutto di una votazione lampo del Consiglio regionale.